Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca DG e da Sonia di Tekken. Benvenuti a questa nuova serie di Prince of Persia. Appunto, questo non è il primo capitolo di Prince of Persia, come sapete ne esistono di più antichi in 2D, però questo è Le Sabbie del Tempo ed è il primo, diciamo, in 3D giocabile in questo modo. Iniziamo e gustiamoci insieme questa storia. Ovviamente staremo in silenzio durante i vari filmati. Iniziamo a entrare qua e partiamo. Molti credono che il tempo sia come un fiume che scorre lento in un'unica direzione, ma io che l'ho visto da vicino posso assicurarti che si sbagliano. Il tempo è un mare in tempesta. Forse ti chiederai chi sono e perché io parli così. Siediti e ti racconterò la storia più incredibile che tu abbia mai sentito. Devi sapere che io sono il figlio di Sharamat, il grande e potente re di Persia. In viaggio verso Azad, con un drappello di uomini, passammo per l'India, dove la brama di onore e gloria indusse mio padre a commettere un terribile errore. Ora, figlio mio! Confido terrete fede alla vostra promessa. Le stanze del tesoro del Maharaja sono laggiù. Guardate come cavalca, come il figlio di un guerriero. Ogni tanto Windows mi dà problemi. E si inizia credi così. Che mi sia dispiaciuto vedere la distruzione che avevamo portato. O che almeno mi sia sentito in inezia di fronte a un mondo trasformato da paradiso a inferno. Se è questo che credi, ti sbagli. In quel momento pensavo solo ad una cosa: l'onore e la gloria che avrei reso a mio padre combattendo davvero guerriero nella mia prima battaglia. Ok, quindi al momento noi non siamo proprio delle brave persone. Stiamo attaccando un posto per rubare i tesori, per ottenere onore e gloria. Insomma, una cosa che sarebbe meglio non fare, ma sappiamo che... La prima cosa che salta all'occhio, giocando al giorno d'oggi a questo gioco, è che i comandi sono ancora abbastanza fluidi, nonostante tutto il tempo passato. Ed è palese che sia un... come si dice? Un antenato dei moderni Assassin's Creed. Io, non conoscendo questo gioco, potendo registrare insieme a te, seguirò questa storia per la prima volta. Quindi non ho idea di che gioco sia e di come sia la storia. La vedrò per la prima volta. Si evolverà man mano. No! Ma no, stavo per volare di sotto. Opla, metti. Ecco, guardate che carino che è lui. Molti uomini cercarono onore e gloria sul campo di battaglia per sentirsi dire dal proprio re ciò che Khosrow disse a Rustam: tu sei il più nobile dei miei guerrieri. La mia spada assaggiò il sangue, ma sapevo non sarebbe stata quella la mia strada. Non mi sarei guadagnato la stima di mio padre uccidendo nemici, no, ma trovando per primo le stanze del tesoro del Maharaja. E troviamo le stesse stanze del tesoro. Però comunque i nemici di... cioè, potremmo anche molti di loro bypassarli, ma tanto mi vale eliminarli così non ci rompono. Non è troppo complesso, almeno non nelle fasi iniziali, perché veramente dovete avere veramente le mani di carta stagnola per non riuscire a vincere qua. Fatto? Beh, quando parte questa animazione in automatico vuol dire che li hai battuti tutti, quindi... E si va! Andiamo, principe!
strangolazioni. Bello! Opla! Cosa ci vuole? Lo faccio tutti i giorni anche a casa. Sento gente che urla. Salve! Basta! Tutti sti danni, chi paga? Anteprima di quello che ci aspetta. Sì, di solito succederà spesso questa cosa. Queste panoramiche dinamiche del luogo e dei nemici. Vieni qua che ti faccio il sederino. Che visuale brutta. Grazie. Allora, vediamo un po' se mi ricordo come si fa qua. Che non vogliamo di sotto. Ovviamente è un gioco che si può fare tranquillamente game over. Quindi non è uno di quei giochi dove... No, ci sono dei giochi dove il game over non si fa in realtà. Qui si può fare. Quindi bisogna almeno metterci un po' di attenzione. Ecco, questo buco non è stato fatto a caso. Lo immaginavo. Noi stiamo cercando le stanze... Del... La colonna l'ha impedito. Ha i suoi difetti. È ovvio, è un gioco che aveva i suoi difetti. Ma vabbè, ci piace così. Tacca. Salta. Oh, rallentatore anche. Quanta epicità in questo salto. E si è rotto una caviglia, no? Op, 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 op. Opla. Mamma mia. Vuoi che riprenda da qui con la mia storia, se verremo interrotti? Va bene. Fatto. La prossima volta riprenderò da qui. Allora. Io ovviamente ve li taglierò i pezzi dove salvo, almeno facciamo più alla svelta. Oh! Appena solo al rallentatore. Sì, non sono io a deciderlo. Okay. Quando la cosa è abbastanza importante, lo fa di per sé. Era lì. Era troppo lontano. Oh. Il pugnale del tempo. C'era un intero tesoro di cui vantarmi. Il trofeo della nostra vittoria. Sì. Vai. Se solo avessi potuto raggiungerlo. Lo raggiungiamo. Dammi tempo. Aia. Nasata. Oh. C'è parecchio di queste cose, camminare sui muri. Sì. Wow. È un gioco che si basa molto più che sul combattimento, proprio sulle... È molto più platform che non di combattimento. No, però, mamma mia, ti sei buttato così senza pensare. Ma perché? Che c'è di strano? Tranquilla. Ah, che lo conosco, eh. Non sono uno sprovveduto. Ovviamente il rischio che faccio game over c'è durante tutto il gioco. Di nuovo. Ah, nessun problema. Queste qui servono solo per far paura, ma non fanno niente. Vogliamo provare? No. Qui? Ah, qui ci sono... Allora, aspetta che non vogliamo di sotto, piano piano. Oh! Ma io non ci vedo molto, okay. Che cosa c'è? C'è il burrone e bisogna evitare... No! Di volare di sotto. Poteva fregare. Sì. Oh! Sì, oddio, aiuto! Oh, opla. Altro filmatino. Come fanno a scivolare? C'ha le mani di Spider-Man. Non lo so. Allora, fai attenzione. Fai attenzione. Salti quasi inumani. Aiuto. Mani bruciate. Ma va bene. E opla. Ho anche rotto qualcosa. No.
No. Mannaggia. Devo ancora prenderci un po' la mano, eh. Oh, porcoccio. Ci vuole un po'. No, dai. Dai. Qui dobbiamo fare salti al momento giusto. E abbiamo raggiunto il pugnale. Sabbia. È tornato indietro il tempo. Wow. Ci siamo salvati così. Ci pensi se gli cascava? Non lo so. Ciò che volevo. Me ne sarei dovuto andare. Eh sì. Ma dai, spuntoni. La cosa si fa. Oh oh. Di nuovo queste cose. La cosa si fa problematica. Ma dai, che visuali! Ok. Questa musica. Oh. Padre, ho conquistato onore e gloria. Maestà, mi avevate promesso che avrei potuto scegliere qualunque cosa del tesoro del Maharaja, quel pugnale. Non vorrete negare al ragazzo un ricordo della sua prima battaglia? Scegliete pure qualsiasi altra cosa, a parte quella clessidra. Sarà un dono perfetto per il sultano di Asali. Degli animali esotici per il suo serraglio e qualche dozzina di giovani schiave. Sì, dovrebbe bastare. E nessuno tocchi animali o ragazze prima che abbia fatto la mia scelta. Tutti devono conoscere la magnanimità verso gli sconfitti del re Sharaman. Presa. Non fidarti mai di un uomo che ha tradito il suo signore e non prenderlo al tuo servizio, perché potrebbe tradire anche te. Compresi questa triste verità quando giungemmo ad Azad, dove il sultano ci accolse con tutti gli onori. Amico mio. Amico mio, la vostra visita allieta e onora la mia semplice e umile dimora. Semplice. Degli splendori di Azad, tutto il mondo conosce i fasti. Il meglio deve ancora venire. Io vi dono le sabbie del tempo. Che l'amicizia che unisce i nostri popoli possa durare in eterno nel tempo. La sabbia, perché luccica? Ve lo spiego io. La clessidra racchiude un prodigio che nessun essere umano ha mai visto prima. Purtroppo, solo il pugnale può liberare le sabbie del tempo. E appartiene a un uomo più potente di me. Un giovane principe, caro al padre più di tutte le ricchezze dell'India. Forse potrebbe cortesemente... Perché dovresti farlo? No! Fermo! Ma è normale che faccia così? Kalissia Sikataha Gajaka! Padre, no! Sabbia del tempo, ma io posso rimediare a ciò che hai fatto. Dammelo.
E qui parte il gioco vero e proprio. Questa sa che è successo un casino. Sì. Si sa bene. Inquadrano ancora una volta questa ragazza. Lei ne sa. Ci Lotta. Troviamo in una brutta situazione. Allora, questi nemici sono diversi da quelli che avevamo al pork all'inizio. Infatti devo anche riprenderci Principe, la mano, come cavolo. Quando appunto vanno per terra, l'unico modo per eliminarli è risucchiando le sabbie di cui sono composte. Se no continueranno a rialzarsi all'infinito. Ogni volta ovviamente, come abbiamo alzava, visto, pronte a combattere. Presto capii che solo riempendo il mio pugnale delle sabbie che le possedevano, avrei potuto liberarle da quella mostruosa morte vivente. Ora, finiscilo! Dove sono? Ah, ecco. E appunto, come vi stavo dicendo, il pugnale ha anche proprietà magiche, come quella di rallentare il tempo o addirittura tornare leggermente indietro nel caso di una morte o di qualcosa del genere. Quindi si può evitare il game over a patto di avere abbastanza sabbia da poterlo fare, se no il game over non te lo toglie nessuno. Non è un gioco semplicissimo, man mano che si prosegue ci saranno sezioni. Oh, e te... Sì, è già a terra. Là? E questi fungono da checkpoint, nonché da premonizione di quello che dovremmo fare. Fatto. La prossima volta riprenderò da qui. Tirati su. Allora. Mi credi pazzo? Lo capisco dal tuo sguardo. No. Tu pensi che mi sia inventato tutto? No. Forse sono davvero impazzito. Chi non lo sarebbe dopo gli orrori che ho vissuto io? Ma te l'assicuro, è tutto vero. Ella! Non ci facciamo prendere sotto dalle macerie. Mm-hmm. Allora. Qua. Ah, lì sotto c'era roba. Questi sono da prendere, sono degli collezionabili praticamente e sono necessari poi per raggiungere il massimo della vitalità. Le stanze degli ospiti, dove io, mio padre e tutto il seguito dovevamo passare la notte, erano fredde e desolate. Il massimo della vitalità, del vigore. Le sabbie del tempo vi erano penetrate, rubando vita e calore a tutto ciò che toccavano. E io, causa di tutto, ero stato risparmiato. C'erano altri che, come me, si aggrappavano alla vita, nascosti tra le rovine. Non sembrava così. Ehi! No? Un attimo, ragazzi, perché qui mi dai i comandi per la tastiera e non mi dai i comandi per il controller, quindi... Ok. Casino quando il tutorial ti dice comandi della tastiera. No. Ah, e appunto questa è la versione per PC, quindi non è la versione PlayStation. Opa. Lo scriverai anche sul titolo. Sì, 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 ma se qualcuno se lo fosse chiesto. Qui abbiamo un altro collezionabile. Così facciamo crescere un altro bollino. E man mano così otterremo la potenza massima. Avremo anche degli attacchi molto potenti da utilizzare. Sfruttando tutta la L'avevo sabbia. L'avevo vista veramente? O i sensi mi avevano ingannato per il peso troppo grave di quegli orrori evocando un fantasma? Non mi sarei dato pace finché non l'avessi trovata.
No. Altro filmatino. Quindi si passa dall'altra parte. Là abbiamo da scendere. Sotto c'è una camera da letto. Là c'è un buco. Ok. Tutto chiaro? Sì. Insomma. Beh, alla fine questi sono i tipi di aiuti che si possono avere in questo gioco. Mm-hmm. Più di questo. E qui come scendo così? Nemici! Vabbè, un po' di scontri ci devono sempre essere. Sì, anche giù. Dai, però. Le animazioni non sono velocissime, quindi fanno in tempo a rialzarsi. Ovviamente, se voi sbagliate a premere il tasto nel momento sbagliato, o non vi fa l'attacco che volete, o altrimenti rischiate di sprecarla la sabbia che avete, perché lo stesso tasto che serve per prendere la sabbia dà anche un colpo che rallenta il nemico, e questo però vi fa consumare della sabbia e non va bene. Se non volete consumarla, di là. No, infatti l'ho rallentata. Visto che si può sbagliare? E qui mi sa che devo fare. No. Come ci si gira? Così. Oh. Oh. No. No. Non è riuscito. Non è riuscito. Allora, ci si riprova. Oh. No. No. Non è riuscito. Allora, ci si riprova. Tra 30 minuti magari ci riusciamo. Ok. Ah, lo devo rifare. E non si gira. Non si vede. Lo so, io ci provo. Ah, ok. E abbiamo un altro check. Allora, mi cambi la visuale. Che bordello, eh? Ok, dopo aver visto queste cose, possiamo fatto completare qui questa prima puntata, questa intro, per capire un po' cosa ci aspetta. Spero che come serie vi possa piacere. Scriveteci ovviamente un commento. Frastornato. E ogni volta le visioni si avveravano. Era come se le sabbie del tempo mi mostrassero spezzoni di futuro. Bene, quindi un saluto a tutti voi dal vostro Luca Dienzi. Da Sonny di Tech. Dal Principe di Persia. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.